Molto e soprattutto perché ho messo in evidenza le mie capacità nel fare i video e nel insomma nell'intervistare le persone e piano piano cammini questo bellino fallo vedere tutto a ho tutto intervistato modo. Zamara che era una persona che cucinava, è nata nella Repubblica Dominicana e con lei gli ho chiesto alcune domande di cui quale sono il suo cibo preferito, qual è il cibo che ha assaggiato per venire in Italia. E l'argomento su cui ho fatto il reportage era appunto l'integrazione che hanno e le varie impressioni che loro hanno avuto entrando in questo nuovo paese. Oggi vi sentite far parte di noi, della nostra società e di noi italiani? Sì. A me mi hanno dato un'impressione davvero molto solare e simpatica perché comunque secondo me sono delle persone che ti accolgono a braccia aperte e una cosa che mi ha impressionato è appunto il rapporto che loro hanno con la danza che è davvero molto importante. E oggi abbiamo fatto questo viaggio a Santo Domingo e con il mio gruppo abbiamo fatto un reportage su musica e danza di Santo Domingo. Sono venuti due ragazzi tutti con due cesti di capelli e insomma gli abbiamo chiesto, ci hanno raccontato, hanno vari strumenti anche diversi, particolari e ci hanno fatto vedere qualche passo bellino di danza di strada che fanno loro. Di nuovo, 1, 2, 3. Bene. Particolarmente la nostra famiglia è rimasta a vivere là e noi siamo qui con mio padre, mia madre, io e mio fratello. La prima cosa che ho notato è la differenza tra la famiglia domenicana da quella italiana. Innanzitutto perché la famiglia domenicana è più numerosa, ma anche perché si ritrovano in famiglia quasi tutti i giorni, differente invece d'Italia che magari per diverso occasioni speciali e poi anche il rapporto che hanno con i vicini di casa perché ci hanno raccontato che in un giorno si stanno molto a contatto, sono molto legati. La vedete la vicina magari, lo che manca a me ce l'ha lei, si fa diciamo una scoppio, sì, un insieme si dà. Anche loro vedo che si stanno comunque divertendo perché vogliono comunque sì, imparare anche loro a ballare i balli domenicani, cioè tipo la passata. Io mi sono trovato bene con tutti questi ragazzi e ragazze che mi stanno simpatiche tutti. È stata una giornata bella perché abbiamo potuto parlare delle nostre tradizioni, parlare della nostra passione che è il ballo e conoscere altre persone.